Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, in occasione della Festa della Donna, voglio consigliarvi alcuni romanzi tutti al femminile, quindi che abbiano come protagonista una figura femminile. Io alcuni libri li ho qua fisicamente con me, altri non li ho con me, ma vi mostrerò comunque un'immagine. Il primo romanzo che vi consiglio è Jane Eyre, che è un capolavoro del romanticismo inglese. È stato pubblicato nel 1847 e racconta la storia di Jane, che è un'orfana, viene affidata ad alcuni parenti che però non la sopportano tanto e quindi appena ne hanno l'occasione la mandano in un istituto e l'abbandonano a se stessa. Lei però riesce comunque a crearsi un'istruzione, una sua indipendenza, tanto da riuscire poi ad accettare un lavoro nella dimora di un uomo molto ricco. Deve fare da istitutrice alla figlia. Tra i due nasce l'amore, quindi tra Jane e il padre di questa bambina nasce questa tenerezza che poi si trasforma in amore, ma poi succede una cosa, c'è cioè un segreto che in qualche modo poi viene fuori e sconvolgerà completamente la vita di Jane. Lei, nonostante questo, riuscirà ad affrontare tutto a testa alta con molta dignità, quindi è una figura femminile che ha la particolarità di affrontare la vita a testa alta, con determinazione, con dignità, ribaltando anche un po' quelli che sono gli stereotipi dell'epoca. È un libro che io assolutamente vi consiglio. Un altro libro che vi consiglio e che va bene anche per un pubblico molto più giovane è Piccole donne. Questo è un grande classico, è stato pubblicato tra il 1868 e il 1869. Racconta la storia di quattro sorelle che vivono con la madre perché hanno il padre in guerra, quindi devono cavarsela da sola. Litigano, si aiutano e crescono insieme. Hanno, secondo me, una loro forza, una loro energia che le permetterà comunque di distinguersi e di affrontare la vita con molta determinazione. Quindi anche questo io ve lo consiglio. Un altro romanzo che vi consiglio è Mille splendidi soli. Qui c'è molto coraggio, molta determinazione e molta solidarietà femminile, quindi è un libro che assolutamente io vi consiglio. Racconta la storia di due donne, è ambientato in Afghanistan dal 1970 in avanti. Queste due donne hanno una vita completamente diversa, vivono in contesti completamente diversi, ma saranno unite da un unico destino ed entrambe dimostreranno una grandissima forza, un grandissimo coraggio. Nascerà un'amicizia veramente molto speciale che le porterà a sostenersi e ad aiutarsi nei momenti più difficili. Riusciranno insieme ad affrontare una situazione veramente complicata e difficile perché è quella appunto dell'Afghanistan di quegli anni, quindi non erano sicuramente dei momenti facili per le donne. Loro in qualche modo riescono a vivere a testa alta, dandosi coraggio a vicenda e affrontando una delle situazioni sicuramente più complicate. Di questo libro ho fatto la recensione, ve la lascio giù in info box, quindi se volete avere maggiori dettagli e comunque notizie un pochino più approfondite, vi rimando a quel video. Un altro romanzo che assolutamente vi consiglio è La lettera scarlatta. È stato pubblicato nel 1850, però è ambientato nel 1642 a Boston. Una Boston molto puritana, racconta la storia di questa donna che crede di essere rimasta vedova, nel senso che pensa che suo marito sia morto e si riapre all'amore, però lo fa prima che trascorra il tempo che per l'epoca era considerato adeguato, che se non ricordo male erano 10 anni. Lei prima di questi 10 anni si innamora e si lascia andare, si apre all'amore e alla storia con quest'uomo. Però il destino vuole che lei rimanga incinta e proprio nel momento in cui dà alla luce la sua bambina, il marito che credeva morto ritorna e quindi lei automaticamente viene classificata come un'adultera. Lei non vuole assolutamente rivelare l'identità del padre della bambina, è molto ferma su questo punto, viene appunto condannata e processata come adultera, viene messa sul patibolo e le viene cucita sui vestiti una lettera rossa, quindi da qui la lettera scarlatta, perché ha una lettera che riporta la A di adultera. Lei è condannata a portare sulle vesti
questa Adi adultera come marchio d'infamia, come umiliazione. Nonostante questo, lei cammina a testa alta, affronta la vita con molta dignità, nonostante abbia questo marchio che in qualche modo la distingue e la fa, considerare da tutti quelli che le sono intorno come una donna che non è degna di rispetto. Lei, nonostante questo, continua a lottare fino all'ultimo e porta questa lettera scarlatta con una dignità veramente particolare, veramente fuori dal comune. Un libro molto bello che assolutamente, se non avete letto, vi consiglio. L'ultimo romanzo che vi consiglio è La soffiatrice di vetro, ambientato in un piccolo villaggio della Germania dell'Ottocento. Sono tutti soffiatori di vetro, gli uomini, quindi costruiscono questi oggetti in vetro, dalle ciotole alle brocche, i vasi, piatti, insomma cose di vetro di questo genere, e le donne sono incaricate di dipingere e di confezionare questi oggetti. C'è una regola particolare che è quella che le donne non possono assolutamente soffiare il vetro, perché questo è un compito che è prerogativa degli uomini. Poi accade una cosa: uno dei soffiatori di vetro più bravi e più famosi purtroppo muore, lasciando sole le sue figlie. Loro non sanno come fare a mantenersi perché sono in difficoltà economica e quindi a una di loro viene in mente di portare avanti la professione del padre, solo che essendo una donna lei teoricamente non potrebbe soffiare il vetro, quindi comincia a farlo di nascosto, lo fa di notte. E riesce a costruire degli oggetti veramente bellissimi e particolari che diventano subito molto ricercati e quindi si sparge la voce che nel paese c'è un soffiatore di vetro misterioso. E poi non vi svelo quello che accadrà dopo perché altrimenti vi tolgo il piacere di leggere questo libro. Avevano fatto anche un film che avevo visto sotto Natale. Ed è veramente bello anche il film, quindi è una storia delicata, una storia anche a tratti romantica che io comunque vi consiglio. Questi sono i romanzi che a mio avviso raccontano la storia di figure femminili forti, determinate, in situazioni comunque particolari e delicate, che riescono sempre ad andare avanti a testa alta. Ovviamente ci sono tantissimi altri romanzi che hanno come protagoniste delle figure femminili, non potevo citarli tutti, ho fatto solo una selezione di quelli che sono a mio avviso quelli più belli, tra quelli che io naturalmente ho letto, poi ce ne sono tanti altri che io non ho letto. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualche libro che abbia una figura femminile come protagonista che voi magari mi consigliate, che ritenete molto bello. Io chiudo qua questo video, faccio gli auguri a tutte le donne, vi auguro di passare una splendida giornata, una splendida serata, di fare quello che più vi diverte, che più vi piace. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.